Avevano in casa una vera e propria coltivazione di canapa indiana per la produzione di marijuana, attrezzata di tutto punto con una serra in legno e cartone, timer, ventilatori, fertilizzanti, lampade riscaldanti, termometri, trituratori per la sostanza vegetale, bilancini e semi. Scoperti dagli agenti del commissariato di Urbino il 24 aprile scorso, sono finiti nei guai Francesco Baldacci, di 28 anni, originario della provincia di Chieti, e una ventenne di Melfi, in provincia di Potenza, entrambi già noti alle forze dell'ordine e domiciliati in via Oddi a Urbino, in quanto studenti universitari rispettivamente di biologia e di lingue. È stata una scena, diciamo così, abbastanza eloquente, perché siamo arrivati all'interno dell'abitazione e da subito all'apertura questo forte odore di marijuana, e già dalla cucina c'erano presenze, diciamo, di barattoli con l'interno sostanza, e poi via via abbiamo trovato tutta una l'impostazione della casa, possiamo dire così, fatta in maniera tale da poter permettere la coltivazione di questo tipo di sostanza, poi rinvenuta in un quantitativo ingente. La polizia ha così sequestrato 1 chilogrammo di droga già essiccata e sminuzzata, occultata in vari punti dell'abitazione, e che avrebbe fruttato alla coppia circa 20.000 euro. All'interno di una stanza vi era stato creato proprio un ambiente con coibentato, con una sorta di impermeabilizzazione con fogli di alluminio, dove praticamente era stato fatto un impianto di areazione, di deumidificazione con termostati, fertilizzanti e con tutta una serie di attrezzature anche per l'osmosi dell'acqua. Quindi tutto quello che era stato, diciamo, il materiale utilizzato al fine del confezionamento è stato sequestrato. È stata rinvenuta inoltre la somma di circa 900 euro ritenuta provento dello spaccio. Finiti in manette, nei giorni successivi l'autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto, ma i due giovani sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.